Ciao, sono Gianluca Gazzoni e in questo video vi parlerò di basket. Ma facciamo un passo alla volta. L'Italia è un paese di sportivi. Molte sono le discipline che vengono seguite e praticate con passione nella nostra nazione. Ad esempio pallavolo, rugby, ciclismo, nuoto, sci, baseball, tennis, basket e molti altri. L'unico problema è che, tranne nel caso in cui uno di questi atleti riuscisse a vincere qualcosa a livello mondiale e quindi tutti a salire sul carro del vincitore, i media italiani non se li fileranno neanche di striscio. Perché la verità è che in Italia, sui giornali e in televisione, si parla solo di quattro cose. Calcio, calcio, calcio e calcio. Basta prendere ad esempio il più famoso quotidiano sportivo nazionale per rendersi conto che prima di poter leggere un articolo relativo ad un qualsiasi altro sport che non sia il calcio, bisogna scorrere almeno 30 pagine. Per poter leggere invece qualche notizia sul mio sport preferito ce ne vogliono ancora altre due. Ad un appassionato non resta quindi che acquistare riviste specializzate. Se poi sei molto appassionato, acquisterai molte riviste specializzate. Ma torniamo a noi. Come dicevo, la mia grande passione è il basket. Ci gioco ogni volta che ne ho occasione. Ci gioco con gli amici al campetto. Ci gioco in palestra. Ci gioco quando dormo. Ci gioco anche quando viaggio. Ad esempio a New York ho realizzato il sogno di giocare in un vero playground americano. Io sono quello meno abbronzato. Mentre a Miami, dopo aver supplicato una guardia, sono riuscito a tirare un libero in un campo NBA e ovviamente l'ho sbagliato. Chiaramente non sono l'unico appassionato di basket in Italia, anzi c'è molta gente che lo è ancora più di me, ma spesso questo non viene assolutamente considerato dai media italiani. Ad esempio, il campionato di Serie A nel corso della sua storia è sempre stato davvero seguito con passione da migliaia di tifosi. Per dimostrarvelo, proverò a raccontarvi una serata in uno dei palazzetti più caldi d'Italia, il Palapianella. Questa sera farò lo speaker per Pallacanestro Cantù, storica e prestigiosa società sportiva italiana che ospiterà la squadra rivelazione della stagione, Brindisi. Andrà in scena una partita molto importante per il campionato di Serie A. Mi dirigo verso la Brianza e dopo aver affrontato la coda, un casello e ancora la coda, mi rendo conto di essere nelle vicinanze. La Pallacanestro Cantù è stata fondata nel 1936 e rappresenta una delle squadre più titolate d'Italia, nonché l'unica cittadina non capoluogo ad aver conquistato entrambi i titoli nazionali. Le gare interne di campionato vengono disputate alla Maporo Arena, nota soprattutto come Palapianella. Arrivo un paio d'ore prima della partita, il parcheggio è ancora semivuoto e mi dirigo verso l'ingresso. Come sempre, si prevede il palazzo strapieno, in città il basket è davvero seguito. Questo è uno degli ingressi principali. Io invece dovrò proseguire fino al retro, dove c'è l'ingresso per staff e stampa e dove mi viene consegnato un pass che mi consentirà di non essere sbattuto fuori da gente molto più grossa di me. Ma soprattutto, mi farà fare l'ingresso in campo che ho sempre sognato. Eccola lì. La luce fuori dal tunnel, anni ad immaginarsi su questo tragitto, migliaia di tifosi che gridano il mio nome, ma ovviamente non c'era nessuno. Mi siedo in tribuna stampa e mi accorgo che subito dietro di me c'è la postazione della diretta Rai. Intanto osservo il soffitto del palazzetto dove sono affissi vari stendardi che celebrano le vittorie della società. Ci sono sia gli scudetti che i trofei internazionali. Alcuni giocatori sono già in campo per qualche tiro, mentre ad ogni seduta è possibile trovare la rivista della squadra di casa, con news e informazioni. Mi rendo conto intanto che la mia postazione è proprio a bordo campo. Come ogni palazzetto che si rispetti, nel prepartita ci deve essere la musica. E qui la mette DJ Barry, un giovanissimo DJ canturino. Faccio un attimo che cosa fai tu. Faccio finta di mettere i pezzi. No, lo fai seriamente. Questo pezzo chi l'ha messo? L'hai fatta suonare tu la sirena. Sì, è colpa mia, è colpa mia. Ok, DJ Barry ha tutto sotto controllo. Intanto sempre più giocatori scendono in campo per qualche tiro e i giornalisti Rai si preparano per le interviste prepartita. Io inizio a prepararmi leggendo le formazioni che dovrò annunciare nella speranza che non ci siano nomi complicati. E infatti, ecco spuntare il mio acerrimo nemico di questa sera. Iniziano a sudarmi le mani. Per fortuna posso contare su uno staff eccezionale. Lei è Federica, aiuto addetta stampa. Mi darà una mano prima e durante il match. E voi? Lei è la Fede. Cosa? Aggiornando i nomi dei giocatori sul computer del Luca. Ho già visto due nomi difficilissimi. Lei invece è Giulia, è la delegata Eurolega per le partite di Eurocup. Quindi questa sera... Guarda, stasera non faccio niente. Ok, solito. Ho il laccio della pallacanestro. Ho il doppio laccio, sì, esatto. Guardate, guardate. Il tuo lavoro stasera è avere il doppio laccio. Esatto, bravissimo. E chiacchierare con voi, ovviamente. Una delle cose più gratificanti del basket è infilarsi le proprie scarpe, come sta facendo in questo momento Stefano Gentile, playmaker della squadra. E oltre a Cousin, che sta facendo stretching, ha fatto il suo ingresso in campo il giocatore fondamentale di Cantù, Scipio,
la mascotte ufficiale. Come gli USA insegnano, la mascotte è un simbolo estremamente positivo che avvicina grandi e piccini al mondo dello sport. Ma è arrivato il momento di annunciare l'ingresso di tutta la squadra per l'inizio del riscaldamento ufficiale. Le tribune iniziano a riempirsi, quindi... Signori e signori, scende in campo l'acqua vita snella Cancun! I giocatori entrano in campo, dopo essersi stretti in cerchio, iniziano la preparazione. Iniziano a vedersi anche altri giocatori noti, come Dennis Marconato, il capitano Martin Lunen o Pietro Aradori. A coordinare il riscaldamento c'è Roberto Bianchi, il preparatore atletico meglio conosciuto come Sam. La sensazione vedendo questi esercizi è però che si è scattato il momento balli di gruppo. Ok, basta, la smetto. Intanto in tribuna stampa arriva anche il celebre giornalista sportivo Mediaset Mino Taveri. Che sia Serie A, NBA o CSI, l'esercizio prepartita per antonomasia è la ruota. E a differenza di quando la faccio io, qui si arriva al ferro senza molti problemi. Intanto forse ho trovato la soluzione per il mio amico No Watcha. Sul tabellone vengono riportati diverse info oltre al punteggio. La cosa che in questo momento mi interessa è vedere quando il cronometro scenderà sotto i 6 minuti, perché a quel punto dovrò partire con l'annuncio delle formazioni. Solitamente si inizia con la squadra ospite, che immancabilmente viene fischiata dalla tifoseria locale. Mentre, quando si presenta la squadra di casa, è tutta un'altra musica. E così via. Tutto è pronto, anche il DJ Barry. Pronto? Sei cazzo. Fischio d'inizio. La partita continua. Il palazzetto è stracolmo e ad ogni punto segnato dalla squadra di casa è un boato incredibile. Sì, quello che urla i nomi dei giocatori sono sempre io. Quando invece la squadra torna in difesa, solitamente la tifoseria entra in gioco, facendo un baccano assordante e fastidioso fino a portare gli avversari a sbagliare. A prescindere da quale possa essere la tua squadra del cuore, assistere a questa atmosfera e a queste manifestazioni d'amore verso la palla a spicchi è sempre splendido. Il tifo caldo e responsabile non è altro che il valore aggiunto di qualsiasi sport, e nel caso della pallacanestro è anche il sesto uomo in campo. Il match finisce, 84-69 per la squadra di casa. I giocatori fanno il giro di campo per salutare i propri sostenitori subito prima di qualche intervista post partita. A bordo campo vedo ancora Mino Taveri e questa volta non riesco a non chiedergli perché in Italia non si riesce a dare alla pallacanestro lo spazio mediatico che meriterebbe. Questo è un discorso vecchio come il basket, forse. Partiamo dal presupposto che adesso il basket sta riconquistando nuovamente un po' di spettacolarità che gli era mancata negli ultimi anni, sai, la vittoria consecutiva di Siena aveva un po' stancato, non per Siena, ma perché non c'era più tanto appeal. Il campionato di quest'anno è molto equilibrato, ci sono americani molto forti, c'è una squadra che è un po' più forte delle altre, però è uno sport bellissimo che secondo me meriterebbe molto di più di trovare più spazio sulla carta stampata, sulle televisioni. Certo, io sono parte in causa, vorrei fare quello che posso, ma poi anch'io purtroppo ho degli ostacoli. Però io credo che dal punto di vista della spettacolarità è uno degli sport veramente che piace anche a chi non è appassionato, a chi non è esperto. Dici che puoi mettere una buona parola in futuro per fare qualche servizio in più? Guarda, tutto quello che si vede è già una cosa in più rispetto a tutto il mondo del calcio che ci circonda, noi facciamo il possibile. Però quel poco che io posso fare lo faccio, ve lo prometto. Va bene, grazie mille. Dopo aver ottenuto almeno una promessa da Mino Taveri, mi dirigo verso casa insieme al resto dei tifosi. Ma quando sono in macchina, che sentendo passare in radio una delle mie canzoni preferite, ho iniziato a provare un piccolo fastidio. Era una di quelle canzoni che pensavo di ascoltare solo io. Allora mi è sorto un dubbio. Non è che magari il basket ci piace proprio perché non è commerciale? Perché non è inflazionato come il calcio? Perché in questo modo possiamo sentirlo più nostro e più puro? Non è che forse, se iniziassero a trasmettere più partite in televisione, se ne parlassero nei bar, o se te ne parlasse quel tuo amico che va a San Siro tutte le domeniche, ti sentiresti infastidito? Mi terrò il dubbio ancora per un po'. Ma intanto nuove generazioni di cestisti stanno arrivando, e che sia popolare o meno,
avranno sempre comunque almeno un poster dei loro idoli in camera. Salteranno fino a sfinirsi, sognando di toccare la retina. O si faranno la telecronaca da soli, simulando un tiro all'ultimo secondo sulla sirena. Perché fondamentalmente, l'unica cosa che conta è quello che senti quando hai quella palla tra le mani. Cos'è per te il basket? Per me il basket è divertimento, passione e soprattutto il gioco di squadra. Per me il basket è il mio sport preferito e mi impegno tantissimo per giocarci. Un gioco di squadre. Bisogna fare canestro. E mi diverto molto la basket. È il mio sport preferito. Bellissimo. Chi è il tuo giocatore preferito? LeBron James e Kobe Bryant. Kobe Bryant. Michael Jordan. Non lo so, lo conosco tutti. Cosa vuoi fare da grande? Mi piacerebbe diventare un giocatore dell'NBA. Vorrei giocare nell'NBA. Giocare a basket. Scienze chimiche.